da oggi iniziamo a fare un mix di frutti tropicali. Quindi usciamo un po' dalla preparazione classica, che ripeto, potrete trovare sempre all'interno del nostro sito fruttero.it, in modo che voi possiate capire meglio come utilizzare i nostri frutti. A questo punto vogliamo fare qualcosa di particolare, particolare che ci permette di offrire al nostro cliente qualcosa di carino, sfizioso. Iniziamo con una sorta di granita, la possiamo anche definire una granita drink, un po' come aperitivo. Allora tutto nasce dal famoso Bellini, no? Vi ricordate? Prosecco e pesca. Noi qui invece abbiamo fatto Bonini, perché noi siamo più eleganti, mica siamo così tanto per dire. E andiamo a scrivere il procedimento di una granita. La granita è composta da solamente zucchero, quindi non ha bisogno di nient'altro, però dobbiamo anche qui valutare se all'interno dei frutti o quello che noi aggiungiamo ci sono degli zuccheri presenti. Questa granita anche qua il nostro schemino scolastico per capire come si bilancia una granita è fatta molto semplice. Quantità e zuccheri. Ok? Gli zuccheri per una granita totali vanno dal 18 al 22%. Quindi 18, 22%. Noi stiamo nella media e decidiamo il 20%. Ok? Andiamo avanti. Che frutta vogliamo mettere? Acerola, ricchissima di vitamina C. Qui siamo a livelli importanti, eh? Importantissimi. Quanta acerola vogliamo mettere? Perché qua dobbiamo fare una buona granita, 30%, quindi andiamo a 300 grammi. La nostra acerola, come possiamo vedere dal nostro sito, ha solamente un 5% di zuccheri interni, quindi 15 grammi. Poi non ci fermiamo qua, diamogli un tocco anche di acidulo, dato dal nostro maracuyà. Il maracuyà ne mettiamo all'interno circa un 150 grammi, quindi un 15%. 150 grammi, dove come zuccheri ha il suo 8%, che corrisponde a 12 grammi di zuccheri. Noi questi dati non li prendiamo così per caso. Andando nel sito possiamo visitare, carboidrati 8%. Vedete qua? Quindi il sito testimonia il fatto di quello che vi sto raccontando. Per fare un gelato drink dobbiamo aggiungere qualcosa di sfizioso, qualche bollicina, perché no? Allora andiamo di prosecco. Quanto prosecco vogliamo mettere? Ma noi siamo goliardici. 25%, 250 grammi, che gli vogliamo dare quel frizzante, quella tonificante particolare. Il prosecco ha 11,5-12% di alcol. Noi qui lo valorizziamo come zuccheri. Quindi prendiamo la nostra granita,
calcolatrice e andiamo a fare 250 per 11,5% e mi dice 29 grammi di zuccheri. Ok, va bene. Io devo arrivare a 200. Farò 15 più 12 più 29 uguale. Loro 3 mi danno 56 grammi. Attenzione, quando abbiamo una bevanda con dell'alcol, l'alcol è sì uno zucchero, ma è poco strutturato, è liquido. Quindi vi consiglio qua di aggiungere una sorta di o glucosio o maltodestrine, quello che voi avete a disposizione. Quindi metteremo una parte di zucchero e una parte di, in questo caso, glucosio, ma se avete anche le maltodestrine, a pari peso del glucosio, perché così tendono più a legare la parte alcolica. Quanto zucchero mettiamo? Allora, 56 meno 200 fa 144, che sono i grammi di zucchero che mancano ancora. Io di questo 144 decido di mettere un 90% di saccarosio e un 10% di glucosio o maltodestrina. Quindi il 10% sono 15 grammi e la differenza 144 meno 15, 129 di saccarosio. Saccarosio e in questo caso glucosio. Quindi 129. Qua scriverò saccarosio, qua scriverò glucosio, 38 di E, 129, 15 diviso 0,96 fa 16, diviso 0,96. A questo punto manca l'ultimo ingrediente, l'acqua. Andiamo a vedere quanta acqua. 300 più 150 più 250 più 129 più 16 uguale 845, quindi meno 1000 avremo 155 grammi di acqua. Ah, che bontà! Andremo a preparare la nostra granita che si chiamerà Buonini. Eccoci qua, la granita Buonini, che è buona, fresca e sicuramente vi farà godere di un buon aperitivo. Benissimo, iniziamo ora ad entrare su delle mie creazioni, perché la possibilità di conoscere questi splendidi frutti naturali ci permette anche di preparare delle leccornie, delle golosità. Cosa faremo ora?
Vedete qui degli ingredienti: polpa di cocco 100% naturale, che è un latte di cocco congelato ricco di grassi. Abbiamo del cru di cacao, quindi per dare un po' di croccantezza, della mentuccia fresca, eccellente, e con i nostri frutti rossi abbiamo preparato una sorta di gelé da variegare. Quindi lo chiameremo coccolone, proprio come qualcosa da coccolare, da gustarsi, perché noi vogliamo far gioire i nostri clienti. Ora troverete all'interno del nostro sito tutto il procedimento con la ricetta. fruttero.it. Ora leggerete la ricetta del coccolone, però richiedetela a info@fruttero.it, che vi verrà illustrato tutto il procedimento oltre la nostra ricetta. Passione per il Bounty. Qui facciamo in modo che il cocco incontri il maracuja, che sono due abbinamenti eccellenti. Polpa di cocco, cocco rapé e sciroppo stabilizzato. In estrazione aggiungiamo del cioccolato fondente al 70%, modo stracciatella, e salsa di maracuja. Quindi il tutto prende il nome Passione per il Bounty, proprio per la passione che c'è fra il maracuja e il cocco Fruttero. Per altre informazioni scrivere una mail a fruttero.it. Eccoci qua, lor signori, vi voglio presentare questo gusto meraviglioso, piacevolmente afa, dove vede la presenza del nostro açaí, un frutto ricco di proteine vegetali, fibre, oli e soprattutto con basso contenuto di zuccheri. In più viene abbinato a questa bomba di vitamina C, la nostra acerola. Cosa vuoi di più? L'unione di due frutti meravigliosi, un equilibrio, un gusto eccellente. Il tutto rinfrescato con una salsa di fragole poché, spezzettata leggermente e morbida nella masticazione. Questo fa sì che la frutta tropicale, resa magnificamente un mix di piaceri, può emozionare in qualsiasi ora del giorno. Eccoci qua, finalmente portiamo qualcosa anche di innovativo sotto forma di fusion gastronomico. Sushi, sorbetto, mango fresco, quale cosa migliore di un tropicale asiatico? Qualcosa che può allietare la scena in modo casual, Io credo che sia un futuro, una cosa che comunque è piacevole nel presente e moderna per quello che potrebbe essere
la presentazione di un gelato all'interno della ristorazione. Eccoci giunti al termine dove presentiamo questa gamma di abbinamenti tropicali. Da non dimenticare il potenziale di questa frutta, perché grazie proprio anche alla ricerca e alla preparazione di questi frutti naturali di Frutero do Brasil, che sono senza coloranti né conservanti, ci permette a noi gelatieri di poter produrre una gamma di abbinamenti fantastici utilizzando prodotti del territorio e spezie, quindi allargare anche la possibilità di presentare e emozionare il nostro cliente finale. Quindi vi consiglio attentamente di seguire anche attraverso il sito o attraverso alcune online newsletter queste informazioni che vi diamo. Voi gelatieri comunque sappiate che, o anche pasticceri, chi fa uso di questa frutta, abbiamo la possibilità di avere nella gamma che Frutero do Brasil propone anche qualità di frutti con più acidità, più dolcezza, quindi anche qui ci aiuta a ispirarci a un qualcosa di sano, buono e da proporre con fantasia. Io vi ringrazio per l'attenzione, voglio ringraziare Frutero do Brasil, un ringraziamento alla scuola GMP che ci ha ospitato, non rimane che augurarvi una buona stagione e a presto per una nuova emozione.